Salve, sono Bo Anderson, amministratore delegato di Green. Salve, mi chiamo Richard Johansson, progettista capo delle missioni e capo grafico di Ghost Recon Advanced Warfighter 2 per PC. Questo è il secondo capitolo del diario di sviluppo. Gli obiettivi nella creazione di questa nuova versione hanno riguardato l'aspetto tattico del combattimento di squadra e la reale rappresentazione di uno sparatutto in prima persona. A causa della visuale in prima persona e degli elementi tattici, la progettazione dei livelli è molto più aperta e permette di seguire diverse strade per raggiungere il bersaglio. Ogni volta che si gioca, i nemici compaiono in posizioni sempre diverse. Le 11 mappe della modalità giocatore singolo consentono di combattere in città, sulle montagne o nei canyon. Il CrossCom 2.0 è davvero un'evoluzione rispetto a GRO 1, poiché grazie a esso è possibile controllare i soldati sfruttando la loro visuale. Per quanto riguarda i supporti, ce ne sono 5 disponibili nel corso della campagna, tra cui Marine, Lealisti, carri armati o aerei. Tutti questi è possibile assegnare ordini individuali. È anche possibile usare un Mule per i rifornimenti sul campo e come copertura mobile. Esistono 2 tipologie di ordini. In modalità assalto i fantasmi utilizzeranno armi automatiche per abbattere i nemici sempre e comunque. In ricognizione invece si sposteranno furtivamente correndo da un riparo all'altro. Elimineranno i nemici con armi dotate di silenziatore evitando gli scontri in campo aperto. In modalità assalto si può usare l'ordine di copertura per utilizzare il fuoco di soppressione contro il nemico. In modalità ricognizione lo stesso ordine è utilizzato in particolare negli attacchi di sorpresa. I fantasmi tenderanno imboscate e attenderanno che il nemico si avvicini prima di sparare. Le differenze principali nella mappa tattica riguardano la quantità di informazioni aggiuntive che vengono fornite per la pianificazione degli attacchi. Si possono appunto combinare gli attacchi e calcolarne i tempi a seconda della modalità utilizzata. La demo multigiocatore è disponibile in rete. Per tutti i capisquadra, usate la tattica. Venite a trovarci online e affrontateci in un vero scontro.